Perfection. Oh, buongiorno. Oggi ci butteremo in un'esperienza stellata, in quel di Novara, al Tantris. Sono povero, le faccio lo stesso, ma sono povero. E i soldi possono comprare la felicità? Sì. Non averli puoi fare lo stesso le cose e poi pentirtene dopo. Me ne pento? Non credo, però comunque spendiamo soldi che non abbiamo per fare cose che quelli che hanno i soldi possono fare. La vita è questa. Ogni tanto mi butterò nel video per dirvi un paio di cose, perché il volume del cameriere che ci spiegava le cose era molto basso. C'era comunque un tuono molto tranquillo lì dentro, quindi non si sentirà tutto e ho un paio di sottotitoli e un paio di spiegazioni da me. E ogni tanto mi butto dentro per qualche menzione speciale di questi piatti, che ce n'erano certi che erano speciali. Ok. Questo era l'ingresso, praticamente molto sobrio, tranquillo, con questa porta dovevi suonare, entravi e c'era il cameriere che ti accompagnava ai tavoli, ok? Quindi ci buttiamo su questo menù. Quelli sarà la greca sul piccolo foglio, poi il melone, questo lavoro che facciamo con il melone, e poi per accompagnare una bevanda e un kefir. Kefir, quindi un fermentato, produciamo qui i fichi con i fichi. Questo vino è un greco di tufo che ho trovato molto morbido e avvolgente. C'era quel dolcino speciale. Io, logicamente, da non sommelier, non vi so fare la recensione, ma posso dirvi che era soddisfacente e sono riuscito a scroccare anche un altro mezzo bicchiere. Ottimo! Allora, iniziamo con gli snack di mare. Il primo è l'ostrica, che è un'ostrica che cuociamo. Cuociamo a bassa temperatura, l'accompagniamo in questo caso con gin, limone e zenzero. Poi introduciamo i pani. Il primo è un pan brioche. Un pan brioche che facciamo con anche utilizzando la cipolla, una cipolla di Cureggio e Fontaneto, che è un presidio slow food, una cipolla bionda bassa, dolce, molto rotonda. Poi noi utilizziamo sempre farine bio, macinate a pietra, mulino marino, Cossano Belbo. I pani sono chiaramente pani più completi del pan brioche, quindi con farina di farro in kir, 00 e molti semi. Poi il cracker con il sesamo nero, nei piccoli piatti un olio, passatempo, un olio gardesano, quindi del Gard. Ostrica frizzantina, quella ginera con il sorbetto, sapeva sia di mare che di, non lo so, di freschezza, ti puliva la bocca alla fine. Un ottimo piatto, ho apprezzato, e il pane alle cipolle era del pane alle cipolle, pan brioche alle cipolle, cioè cosa puoi dire di male al pan brioche alle cipolle? Era buonissimo, era un pan brioche alle cipolle, ho già detto cipolle, cipolle. Siamo gli snack di mare. Questi sono gli amici che mariniamo in un aceto di frutta e guardiamo questo piatto con dell'ananas speziato, una spuma di feta e poi questo lavoro facciamo col pomodoro, altri ortaggi. Accompagniamo questo piatto con un vino, un sorso, deve essere un sorso alla fine. Questo è un pesce saporito, un pesce azzurro, un pesce che importante come struttura, e abbiniamo questo vino. Questo è un vino francese, vino prodotto nella zona della Côte d'Armel, che è l'ultima parte della Francia prima di arrivare in Spagna. Ha colpito. Lui parlava già un pochino basso e praticamente la sardina, non so come mai, era
delicatissima, ha tolto tutta quell'aggressività solita della sarda, quella salatina, era molto equilibrato il piatto e poi c'era questo bicchierino che era uno sciottino praticamente di sto vino francese che era quasi una grappa, molto leggera perché aveva quell'aria da botte lasciata non piena, quindi quel legno fortina, ma era proprio un colpo di reni alla fine del piatto che era molto delicato. Questo piatto di vegetale è un piatto che è composto da questi vegetali con cui facciamo dei lavori, quindi le zucchine, poi il finocchio e poi il pomodorino con fior fior. Accompagniamo questo piatto di vegetali con un'acqua di erbe che produciamo. Un'acqua di erbe che noi raccogliamo nel bagno e quindi lavoriamo con il bagno. Quindi l'infusione è fredda di questa forma. Ma avete tutto qua nel bagno? Sì, abbiamo dei cassoni che sono così buone. Sono solo verdure con qualche salsa ambigua e però, cazzo, sono buone. Cosa devi dirgli a delle verdure? Non puoi dirgli niente di male. Sono buone. E che cazzo? Buone. Allora, questo piatto è regalo. È composto da brioche di gambero. Brioche siciliana, certo, di gambero. La brioche è poi la cilice di gambero. La cilice di gambero la sfrena. Che cuociamo in modo particolare. Ed è questo che intorno a una salsa cosa. Questo era senza dubbio uno dei miei piatti preferiti di tutto il pranzo. La brioche, intendo, perché era spaziale. Praticamente era una brioche, sai, tipo quelle del gelato, quelle siciliane, ecco, con dentro. Ci aveva detto gamberetti, ma era un gelato ai gamberi. Cioè, un gelato ai gamberi. Cioè, era freddo, bello. Era un gelato ai gamberi. Cioè, hanno fatto un gelato ai gamberi. Quando lo mordi e fai... gamberi? Un gelato ai gamberi. Che cosa... Cioè, vale tutta la cena questo. Questa brioche valeva tutta la cena. Mangerei tutti i giorni una brioche al gelato. Di gamberi. Devo comprare una gelatiera da mezzo. Allora, siamo al piatto del polpo. Questo è un polpo che accompagniamo con il pane, quindi un polpo al pane. È un pane che facciamo in forno particolare, sgranato alla siciliana, quindi molto aromatico. Lo accompagniamo questo polpo con un gazpacho. Al polpo non ho niente da dirgli, fatto bene, non era particolare, era un polpo cotto bene, quindi è un bel piatto. Non aveva qualche cosa di così spettacolare, però era onesto. Qui abbiamo invece un branzino con una scarola sotto e appoggiato su un brodo dashi di ostriche. Questo era molto speciale. Successivamente ci portano questo uovo invecchiato forzatamente su questa crema di funghi. E il raviolo conteneva le spezie, che erano un'esplosione di sapore, che si abbinava molto bene con l'uovo. Perché sono fuori fuoco? Perché sono fuori fuoco? Mettimi a fuoco! Che cazzo? Questo ce lo presentano semplicemente con dei ravioli alla cotoletta. Però li assaggi. E sono dei ravioli con dentro la cotoletta. Cioè è come mangiare un pezzo di cotoletta e... Perfetto, questa è un'idea geniale, una buona rivisitazione, con la sua puccetta di carne, molto buoni questi. Questi, anche questi, se la battono con la brioche di gamberi, questo era proprio un bel mozzichino saporito da affrontare. Passiamo a questa carne, ci portano questo manzo piemontese in questa pellicola rossa vegetale, che era... Uno stracotto, diciamo, molto morbido, molto saporito, apprezzato tantissimo.
e passiamo al rosso qua, quindi già c'è questa avvolgenza. Che buona! Allora, questo è sostanzialmente il piatto del formaggio, ma noi pensiamo al vostro colesterolo. Quindi, allora, il mille foglie di capra e mango. Grazie. Prezzo. Wow! Capra e mango! Capra e mango! È molto bene, si sono trovati molto bene. Super apprezzato, sì. Sono piaciuti molto i ravioli. Sì, quelli sì, alla milanese dentro. Sì, sì, molto. Sì, sì, c'è un bistec alla milanese dentro, niente di che, proprio un bistec alla milanese. È proprio classico che sì, ci sta. Particolare. Sì. Mi fa piacere, bene. Grazie, adesso vi faccio un paio di dolcetti. Grazie, grazie. Poi vi lasciamo. Si prego, grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie a voi, grazie. Vino che ho servito per il dessert, un mandorlo. Il mandorlo è un vino che si cuoce in Friuli. Il vitigno della mandorla è buono. Questo è un cru di mandorlo che si chiama il roncato. Per cui si definisce sostanzialmente una vigna. Lui è Giovanni Dri, il produttore, uno molto, come dire, forse è quello che ha dato la scossa a questo movimento. Questo è uno forse dei uomini di Ramandolo, parlando di uno forse dei più importanti, quindi sentirete una domanda. Oh, questo era più o meno il tutto. Adesso passiamo al mix di dolci vari, completamente sfocati. Il cremino pucce e mangia, per cui da passare nella terra di cacao. Abbiamo poi una crema di frutti di bosco con una gelatina di mirtillo. E per ultimo questo tonico. Ananas, cocco e rum. Oh, grazie. Una specie di pigna colada, però. Okay. Mettetela a leggera. Oh, sì. Grazie. Fantastico. Ok, conclusione. Mi sono trovato molto bene. I piatti erano tutti eccezionali. C'era qualche piatto di spicco. Gamberi. In totale posso dare un ottimo giudizio. Allora, facciamo così. In totale sono uscito che io singolo ho speso 137 euro. Perché il menù viene 98. E con l'abbinamento dei vini facciamo 130, un paio di bottiglie d'acqua e raggiungiamo questo. Oddio. Consigliato, sì. Consigliatissimo. È una domenica alternativa. Non costa neanche così tanto, perché non è un prezzo eccessivo alla fine. E quindi io gli do una stella Michelin mia, una stella Mamaril Schlen, ecco. Vi lascio e alla prossima e grazie di avermi seguito. Ciao!